Nel terzo mistero gaudioso vogliamo meditare la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Vedo l'interno del povero rifugio pietroso dove hanno trovato asilo, accomunati nella sorte degli animali, Maria e Giuseppe. Il fuocherello sonnecchia insieme al suo guardiano. Maria solleva piano il capo del suo giaciglio e guarda. Vede che Giuseppe ha il capo reclinato sul petto come se pensasse e pensa che la stanchezza soverchi il suo buon volere di rimanere desto. Sorride d'un buon sorriso e facendo meno rumore di quanto ne possa fare una farfalla che si posi su una rosa, si mette seduta e da seduta in ginocchio. Prega con un sorriso beato sul volto. Giuseppe si scuote, vede quasi morto il fuoco e quasi tenebrosa la stalla. Getta una manata di eriche fini fini e la fiamma risfavilla. Il freddo della notte penetra tutte le parti di quella rovina. Il povero Giuseppe, presso com'è alla porta, chiamiamo porta così il pertugio accuffiatendo il suo mantello, deve essere gelato. Accosta le mani alla fiamma, si sfila i sandali e accosta i piedi, si scalda. Quando il fuoco è ben desto e la sua luce è sicura, egli si volge. Non vede nulla, neppure più quel bancore del velo di Maria, che prima metteva una linea chiara sul fieno scuro. Si leva in piedi e lentamente si avvicina al giaciglio. «Non dormi, Maria?» chiede. Lo chiede tre volte, finché ella si riscuote e risponde. «Prego». «Non ha bisogno di nulla?» «No, Giuseppe». «Cerca di dormire un poco, di riposare almeno». «Cercherò, ma pregare non mi stanca». «Addio, Maria. Addio, Giuseppe». Maria riprende la sua posa. Giuseppe, per non cedere più al sonno, si pone in ginocchio presso il fuoco e prega. Non si ode niente. Un poco di luna si insinua da una crepa del soffitto e pare una lama di incorporeo argento che vada cercando Maria. Si allunga fino a raggiungerla. Alza il capo, che pare splendere nella luce bianca della luna, e un sorriso non umano la trasfigura. Cosa vede, cosa ode, cosa prova? Solo lei potrebbe dire quanto vide, sentì e provò nell'ora fulgida della sua maternità. Io vedo solo che intorno a lei la luce cresce, cresce. Pare scenda dal cielo, pare emani dalle povere cose che le stanno intorno, pare soprattutto che emani da lei. La sua veste azzurra cupa pare ora di un mite celeste, e le mani e il viso sembrano farsi azzurrini come quelle di un messo sotto il fuoco di un immenso zaffiro pallido. Questo colore, che mi ricorda, benché più tenue, quello che vedo nelle visioni del Santo Paradiso, si diffonde sempre di più sulle cose, le veste, le purifica, le fa splendere. La luce si sprigiona sempre di più dal corpo di Maria, assorbe quello della luna e pare che l'attiri in sé quella che le può venire dal cielo. Ormai è lei la depositaria della luce, quella che deve dare questa luce al mondo. La volta piena di crepe, di ragnatele, di macerie sporgenti che stanno in bilico per un miracolo di statica nera e fumosa pare la volta di una sala regale. Ogni pietrone è un blocco di argento, ogni crepa un guizzo di opale. La sottoposta mangiatoia è nel suo legno scuro un blocco di argento brunito. Le pareti sono coperte di un broccato in cui il candore della seta scompare sotto il ricamo per l'acido del rilievo e il suolo è un cristallo acceso da una luce bianca. Le sporgenti paiono rose di luce gettate per omaggio al suolo e le buche, coppie preziose da cui debbano salire aromi e profumi. E la luce cresce sempre di più. È insostenibile all'occhio. In essa scompare come assorbita da un velario di incandescenza la Vergine e ne emerge la Madre. Sì, quando la luce torna ad essere sostenibile al mio vedere, io vedo Maria con il figlio neonato sulle braccia.
un piccolo bambino roseo e grassottello, che annaspa e zampetta con le manine grosse quanto un boccio di rosa, che vagisce con una vocina tremula, proprio di agnellino appena nato, aprendo la boccuccia che sembra una fragolina di bosco e mostrando la linguetta tremolante contro il roseo palato. Muove la testolina tanto bionda da parere quasi nuda di capelli, una tonda testolina che la mamma sostiene nella curva di una sua mano, mentre lo guarda il suo bambino e lo adora piangendo e ridendo insieme, e si curva a baciarlo non sulla testa innocente, ma sul centro del petto, là dove sotto il cuoricino che batte, batte per noi, là dove un giorno sarà la ferita. Gliela medica in anticipo quella ferita alla sua mamma, con il suo bacio immacolato. Giuseppe, vieni! Giuseppe accorre e quando vede si arresta, fulminato di riverenza, e sta per cadere in ginocchio là dov'è. Ma Maria insiste, vieni Giuseppe, e si guardano con un pianto beato. Vieni, che lo offriamo al Padre Gesù, dice Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri crediti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.